Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale, bentornati. Questo è un video dedicato alla Degusta Box del mese di agosto. L'ho già aperta in modo tale che posso raccontarvi bene dei prodotti che ho ricevuto all'interno. Per prima cosa vi mostro i volantini illustrativi che ho trovato. Il primo, che è il più importante di tutti, che è quello in cui vengono spiegati tutti i prodotti contenuti all'interno. E poi c'è questo volantino sul tonno Callipo che ci fa presagire che all'interno comunque ci sia una scatoletta di tonno, una di queste confezioni. E adesso possiamo cominciare subito con i prodotti. Il primo prodotto che vi mostro è questo qui, che sono dei tipo patatine. Vediamo. Sono degli snack imbustati singolarmente della marca ProBios, snack di riso senza glutine, sono 90 grammi e all'interno ci sono 6 bustine monoporzione. Sembrano interessanti anche da portare a scuola come merenda, tra un po' iniziano le scuole, quindi il costo di questi snack è di 2,54 euro. Poi, bevanda. Ho questa bevanda qui della Polara al mandarino. Io non sono un amante del mandarino, comunque la proverò, magari bella fredda e ghiacciata. È una antica ricetta siciliana, è presente anche in altri gusti. Io ho ricevuto però quella al mandarino. Il prezzo di questa bibita è di 2 euro. Poi vi mostro questi snack sempre della marca Velarte. Questi si chiamano Pipas, sono delle schiacciatine con semi di girasole. In combo, cioè della stessa marca, c'era sempre questa Velarte. Sono dei croccantini al bacon che ricordano un pochino i giambonetti. Il costo di questi croccantini di 50 centesimi mi fanno venire in mente quegli snack che si trovano nei distributori con le monete, e invece il prezzo di questo Pipas è di 1 euro. Questi sono snack interessanti. Poi andiamo avanti. Questo farà felice i miei figli e è una confezione di Chupa Chups. Cos'hanno di particolare? Allora, sono 14 Chupa Chups alla fragola, arancia e ciliegia. Di particolare hanno che sono senza zucchero, con estratto di stevia, con solo ingredienti naturali e senza coloranti, con estratti di melissa e verbena. Il costo di questi Chupa Chups più salutari è di 2,49 euro a confezione. Pensiamo sempre ai bambini con le merendine Mister Day, che non sono una novità perché io queste le conoscevo già. Queste merendine sono 8 con vaniglia naturale da bacche, senza lattosio, senza olio di palma. Il prezzo delle merendine Mister Day è di 2,49 euro. Andiamo avanti. Ho trovato, mamma mia, è caduta, un'altra salsina. Purtroppo ci sono sempre un sacco di salse dentro la Degusta Box, a me non piacciono. Questa è della Calvé, una salsa allo yogurt con menta e aneto, ideale per il pesce. Sarà da provare, io non sono proprio un amante delle salse, anche questa è presente anche in altri gusti rispetto alla Degusta Box, è stata messa in diversa, insomma c'è anche l'avocado, hummus e yogurt. Il costo è di 2,29 euro. Ecco, di questo prodotto non sono tanto contenta perché non lo mangerò. Ecco il famoso tonno Callipo, che sono dei tranci di tonno al naturale, lavorati in Italia da tonno selezionato, quello a pinne gialle. La confezione così, in barattolo di vetro, da 80 grammi, costa non poco, 2 euro e 30, mi sembra tanto, però sono i filetti. Vabbè, comunque la proveremo. Poi
ho trovato due confezioni di bucaneve, ma bucaneve particolari, perché sono ai 6 cereali, 1 e 2, eccole qua. Questi bucaneve costano 1,25 euro a confezione. E vabbè, io non li avevo mai visti così, ma mi piacciono, mi ispirano e ho voglia di provarli. Andiamo a testare. Altro prodotto interessante sono questi 4 panini della Daily Bread ai cereali. Questi panini sono già tagliati e pronti da farcire, hanno i cereali sopra e probabilmente nell'impasto. Mi ispirano, ma ho paura che siano troppo gommosi da mandare giù, perché di solito le farine di questi pani qui particolari sono molto pressate. Comunque vedremo come mangiarli. Costano 1,49 euro e i panini ai cereali hanno dentro frumento, avena, segale, semi di girasole e semi di lino, ricchi ricchi di fibre. Come ultimo prodotto, se non sbaglio, no, ci sono due confezioni di succhi. Questi sono della Skipper, alla pera e alla pesca. Eccoli qua, aiuto. Alla pera e alla pesca. Cosa hanno di particolare questi succhi? All'interno ci sono 3 brick per ogni confezione e hanno il 70% di frutta e non hanno zuccheri aggiunti, non hanno coloranti e conservanti, quindi teoricamente dovrebbero essere un po' più sani rispetto a quelli che si reperiscono. C'è scritto che sono anche vegani, quindi vabbè. Il costo per una confezione è di 1,49 euro. Questa era tutta la Degusta Box del mese di agosto. L'unico prodotto che non ho tanto gradito è questo qui, perché io non gradisco le salse. Invece tutto il resto mi piace, mi incuriosisce e vi farò sapere nei prodotti finiti alimentari cosa ne penso, come mi sono trovata. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!